Brescia Chieri 3252-23, 22-25, 22-25, 25-20, 17-15. La lunga lotta delle neopromosse finisce con l'esplosione del Palagior di Montichiari. Brescia la Val Sabina batte il Fenera Chieri per 3-2 e torna a vincere dopo 5 sconfitte di fila. Una battaglia che comincia sin dal primo set. Dopo il 14-14 le torinesi accelerano col punto del 14-17. Poi la Val Sabina controbatte e con la doppietta di Rivero capovolge tutto sul 22-20. Sul 24-20 l'affare per le bresciane sembra quasi fatto. Ma le piemontesi annullano 3 set point con una della Caridad senza freni. Ci pensa però Washington a chiudere con la fucilata del 25-23. È ancora giocato sul filo il secondo parziale, Nicoletti insorge con l'attacco del 17-14, la Reale non si arrende e si affida ad Acrari, che mura Rivero 18-18. Sul 20-20 interviene anche Silva, seguita da una scatenata Alieva, che firma il 20-21 e il 21-23. La Val Sabina si innervosisce e consegna il set con un'invasione a rete di Di Julio. Fuoco e fiamme nel terzo set, con le due formazioni che vanno di pari passo fino al 18-18, punto il Fenera ingrana la marcia salendo sul 18-21. Il tecnico bresciano Mazzola inserisce Pietersena su Rivero, che dopo il punto del 19-21 sbaglia il servizio del 21-24. Occasione d'oro per il Chieri, raccolta da Midleborn, che buca il pavimento con la palla del 21-25. Ma il Chieri allenta la presa e nel parziale successivo lascia tutto nelle mani delle padrone di casa, che non se lo fanno ripetere e rimandano tutto al tie break col 25-20 finale. Che è incandescente la realtà.